Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play di Lords of the Fallen. Oggi andremo avanti, però prima dobbiamo fare un po' di cose importanti. La cosa più importante di tutte è dare uno al fabbro qui la tavoletta runica rotta, che è quella che abbiamo trovato nella puntata precedente. Selfish and avaricious as Galinda is, Trevor, she is Scintillo del tizio a destra indeed. lì. It's no small feat to smith magic-infused manacles such as the one she used to bind me to her when she found me weakened and injured. I watched the cataclysmic death of a hands came as close to my own death as I ever have in all my eons. Only to then find myself once again in Povero this world. scintillo. Now, slave. Vede, adesso il fuoco della forgia è diventato verde. I have traveled to countless realities Ok. and borne witness to wonders beyond measure. And yet, eventually, time numbed. I had cast off my mortal form long ago, but I was a fool to discard my humanity. Ma prima era un essere umano, Still scintillo. now, with my renewed appreciation for life, for which is only made more bitter regret Adesso non è più by my contento. current enslavement, Ok. I only Può desire. essere libero, vabbè. Who is me? Get back to work while Galinda still has use for you. Penso che ha finito, ragazzi. Adesso ci I abbiamo. only desire. Oh, get back to Ok. work. Abbiamo una nuova opzione potenze rune e credo che possiamo droppare le rune una volta che abbiamo consegnato che abbiamo trasformato il fabbro qui. Comunque, detto tutto ciò, adesso dobbiamo, secondo me, aggiornare le armi che abbiamo. Questa qui forse non è la migliore arma che che esiste, però grazie alle prove che ho fatto avvelenamento fa paura. Quindi andiamo sempre con martello di precisione e lancia da corriere Asciugia. E potremmo acquistare anche queste rune qui dal fabbro, ma da quello che ho capito, ho fatto le prove, non sembra che le statistiche cambiano molto. Forse non lo so perché. Quindi ora le compriamo. Vediamo un attimo di spendere tutte quante le nostre rune, perché mo moriamo. Andiamo uno di costituzione. Ok. Allora, ecco. Vabbè, 2000 euro non fa niente. E ci riteletrasportiamo al santuario di Adir. Ragazzi, qua dobbiamo morire. Comunque, adesso dobbiamo fare una corsa fino a dove abbiamo. Fino al ponte lungo, 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 lungo. Purtroppo. E dovremo affrontare un boss. È impossibile. Questa è una cosa un po' che hanno fatto. Questi mostri qua non li abbiamo mai fatti. Dopo che torniamo li facciamo neri. Però intanto facciamo così. Poi dobbiamo prendere pure la roba. Però la prendiamo tutto dopo. Oggi è stato il primo giorno che non hanno messo una patch. E effettivamente il gioco, a parte sopra il ponte, però va molto meglio. Ok. Andiamo giù. Però teoricamente potremmo entrare anche in Umbral per morire un po' prima. Il problema è che se entriamo qua forse è possibile che non ci arriviamo, quindi è meglio fare così. Corri, corri. Adesso possiamo entrare in Umbral. Così agevoliamo il boss. Questo è il boss che abbiamo trovato anche all'inizio. Il mietitore di luce. Ragazzi, teoricamente si potrebbe anche provare a farlo a questo punto, però il problema è che ci vogliono ore e ore e ore di tentativi e penso che se ci volete provare siete abbastanza bravi da non aver bisogno del mio aiuto. Quindi, detto tutto ciò, facciamo quello che ogni cristiano normale farebbe, uccidere questo cane di fuoco. Poi c'è anche un altro vantaggio, ragazzi, a fare così. Adesso guardano tutti quanti da quell'altra parte, compreso il tizio qua. E mo lo scotogniamo.
pure a questo. Ah, e poi c'è... Oh, abbiamo finito di vigore, ragazzi. Qua serve un po' più di vigore. Questo qua stava dormendo, vedete? Non si è manco alzato. Ma chissà come mai. Mentre questo qua sì. E c'è pure il cane dietro. Due cani dietro. Cane, qua serve... Dobbiamo essere parsimoniosi con le fiaschette. Perché la prossima fiaschetta la prendiamo. Allora, questo è un altro problema. Come si dice? I punti di grazia qua sono scarsi. Dobbiamo andare di germoglio. Purtroppo. Abbiamo fatto a tutti? Qui non ci dovrebbe essere niente, però... Per una questione di sportiva, rompiamo tutto. Ah, non c'è niente. Andiamo a sinistra per lo shortcut. Qui dietro c'era un drop, ma già lo abbiamo preso. E qua incominciano i guai. Ah, per adesso ancora non c'è niente. Ragazzi, io in live abbiamo droppato una runa potentissima. Che mi sa che ci dava un bonus di attacco se attaccavamo con due armi. Però chissà se la droppiamo un'altra volta oggi. No, non so quanto è buono il drop di rune, perché in tutta la live di ieri abbiamo droppato una runa. Comunque, qui prendiamo questo drop di biopietre. E qui dietro invece ci dovrebbe essere le frecce. I dardi. Ok, segniamo che le abbiamo prese. Detto tutto ciò, ragazzi, vedete questa torre qui? Questa torre qui ci potremmo arrivare anche da questa parte. Infatti, vedete, ci sono le falene. Giusto un momento, vi faccio vedere. Perché qua, esattamente dove siamo noi, se utilizziamo la lanterna, ci sta uno che ci spezza. E poi ci sta quell'arciere là fuori, che lo potremmo pure fare da qua. Però non conviene, perché dobbiamo andare a resettare prima. Quindi... Questo passo qua, se volete provare, potete arrivare direttamente alla torre, ma assolutamente sconsigliatissimo, ragazzi. Vi picchiano in faccia e non me ne fanno uscire più. Quindi, andiamo da quest'altra parte, che è un po' più lungo. Ci stanno un sacco di nemici, però dovrebbe essere tutto molto più semplice. Il problema è sempre quello sniper. Ma è impossibile, ragazzi, questi. Cioè, io dico così che fanno gli arcieri. Poi ci stanno un sacco di trappole, vediamo se... Riusciamo a tirarci fuori qualcuno. Ok, due sono venuti. Però non è venuto manco un cane. Sono venuti anche i cani. Ecco qua. Andiamo prima al cane. Una martellata. Una bella martellata nelle tempie. Tu vieni qua. L'abbiamo pure avvelenato. Amori. Grazie. Questo qua ci salta addosso, mi sa. Un'altra martellata pure a lui. Oh, attenzione. No, è venuto pure ad arcire. Vieni qua. Via. Dovrebbero essere tutti quanti morti tranne il cane, perché il cane è l'unico che non l'abbiamo dato. Comunque, ragazzi, avvelenamento è... Non... Piccolo frammento. Pensavo veramente che ci si... La runa, ragazzi, la runa. Ci servono un paio di rune. Poi vi spiego anche come funzionano. Se ne droppiamo una. Se non ne droppiamo manco una, per la fine della puntata, la compriamo dal fabbro. Ok, ragazzi, questo qui sono andato qui perché c'è un possibile drop. Se c'è un drop, però, ricordatevi che è Mimic. Quindi adesso si è spostato là, vedete? Questo qua è Mimic, sicuro. Facciamo così. Questo qua è uno dei Mimic che sicuramente mi ha ucciso. Ah, runa! Ta-da! No, ma qua sei buona. Dove stanno le rune? Ci sarà un posto dove stanno le rune. Aumenta il vigore ottenuto. Riduce i danni fisici. E questo è triangolare. Oh, madonna! Secondo me le rune le droppano solamente questi nel mondo del sottosuolo. Ma aspetta, i sali qua li abbiamo presi?
Credo di sì. Sì, sì. Andiamo da questa parte. Ma adesso ci abbiamo la runa, ragazzi. Secondo me ci dobbiamo riteletrasportare. Ok, allora facciamo così. Non so se questi qua li aggriamo. Se li aggriamo dobbiamo tornare subito dietro. Il cane l'abbiamo aggrato. Abbiamo sempre una mazzata nelle tempie. E poi ci sta quel tizio là che fa un male cane. E poi ci sta pure un arciere da quell'altra parte. E poi c'è pure quest'altro cane qua sopra. Noi dobbiamo andare a destra. Ma facciamo una cosa. Andiamo a destra e poi ci giriamo se viene. Questi qua sono i maghetti del fuoco. Vediamo se è venuto. Ah, non è venuto. Comunque, il motivo per cui stiamo andando qui è che dobbiamo mettere un punto di grazia. Facciamo anche questo. Facciamo questo. Poi gli altri già hanno... Ah, abbiamo già aggrato tutto il mondo. Stiamo attenti, questi qua ci fanno malissimo, Shanami sei. Ragazzi, e purtroppo questa è un... secondo me è un'altra scelta sbagliata che hanno fatto. Hanno messo questo germoglio in mezzo a 10.000 maghi. Prendiamo anche questo pezzo. Teschio del vigore ribollente. E qua mettiamo il germoglio. E purtroppo ogni volta che... Ho sbagliato. Ogni volta che ci riteletrasporteremo o ci riposeremo qui, dovremo fare sempre i maghi. Che non è una buona scusa per farmi le rune. Però andiamo un'altra volta al ponte. Che mi sembra giusto. Allora, dove sta il nostro fabbro preferito? Adesso vi spiego anche come funzionano le rune. Abbiamo preso una runa triangolare, se vi ricordate. Allora, il martello ci possiamo mettere, vedete, in alto a destra. Oh, tengo il mouse. Martello. Qui, vedete, possiamo mettere solamente questa runa rotonda. Mentre questo qui possiamo mettere la runa triangolare. Quindi mettiamo la runa triangolare. Facciamo così. Aumenta il vigore ottenuto. Riduce i danni fisici. Se lo mettiamo su un'arma. Se lo mettiamo su uno scudo, migliora la frequenza di scoperta degli oggetti. Ta-da! Adesso ci abbiamo anche la runa. Però quell'altra runa penso che era meglio. Miglioriamo pure il personaggio. Prendiamo uno di vitalità, così ne abbiamo 23. E ritorniamo al nostro germoglio. Dobbiamo rifare i maghi. Quelli dietro forse non li dobbiamo rifare. Questi sì. È bello, dobbiamo essere parsimoniosi qua con le rune. Ragazzi, con le fiaschette, ragazzi, perché qua veramente questo qui è un posto difficilissimo. E questi hanno pure cane di fuoco, più soggetto, più altro cane. Più arciere. Mi ero dimenticato, c'è pure un arciere fetente. Vieni qua, che devo nelle tempie. Vieni, vieni. Perché non viene? Ma infatti sapete che facciamo, mo? Andiamoci a sinistra, qua. Questo qua pure lo diamo e ce ne andiamo. Guarda, guarda. C'è la miseria. Vieni. Ma tocca a me però. Secondo me sta arrivando pure l'arciere, ragazzi. Anche se non si vede. Quell'altro cane sopra è venuto? Non mi ricordo. L'arciere tiene pure... Oh, tiene pure il parassita l'arciere. Ah. Quell'arciere là si potrebbe fare anche da dietro, però... Buono, è venuto questo cane qua, dai. Non ce l'ho fatta. Lo dobbiamo fare prima che arriva quell'altro. Via, via, via.
Usiamo una biopietra. Dove sta? Abbiamo fatto? Mo sei mio, bello. Da vicino non vale niente. Ok. Questo accede qua, lo potevamo fare anche da qua dietro, solo che è tutto un giro incredibile e la probabilità di aggrarlo è altissima. Quindi conviene farlo un secondo qua. Protezione della magia. E adesso si entra nella torre dell'eterno dolore. Questa è proprio triste, ragazzi. Qua potremmo assolutamente morire. Aspettate un secondo che... qua ci segniamo le cose. Allora, questa è la parte facile. Però saliamo prima fino a sopra, perché qua non c'è. Eccolo là. Non ti permettere. No. Questa qui è stata una grande idea, credo. Adesso, qui dove apparentemente non c'è niente, c'è un nemico possente. E quindi dobbiamo andare in Umbral. Eccolo qua. Questo arriva pure sopra di noi, ragazzi. Facciamo questi due, ah. Perché questi due ci fanno morire, poi tra le altre cose. Eccolo qua. No, il muro! Mannaggia il muro! Tre fiaschette per fare sto coso, per colpa di quel muro fetente. Ok. Abbiamo preso l'occhio di Umbral e ritorniamo, anche perché... se no non possiamo andare avanti. Di Maxus. Addirittura. Vediamo. Questa è quella che abbiamo. Aumenta i danni fisici. Ma dai, questo qui è quello che ho preso in live, ragazzi. Questa è buonissima. Solo che non torniamo un'altra volta all'altare del vincolo, perché se no... forse dovremmo tornare, però. Dopo torniamo. Allora, qua ci sono un po' di nemici che li distruggiamo, teoricamente. Tranne se non prendiamo il muro, però. Ok. Poi ce ne dovrebbero essere altri due, di cui uno tostissimo. Eccolo qua. Perché c'aveva il fuoco. C'è una miseria. Teschio del vigore intenso. Ma possibile che droppiamo tutte... maniche da mutilatore. Coppia... sì. Ragazzi, e qua pure possiamo morire. Qua si può morire sempre. Miseria, mannaggia. Allora, però questa volta uso un barbatrucco, ragazzi. Voi che avete la PlayStation con tutte le vostre esclusive, che state giocando a Spider-Man 2, stavolta ve la prendete in saccoccia, perché io gioco da PC e tengo W. E quindi per fare questo salto qua un poco più preciso, teoricamente, basta premere W e non posso sbagliare. W. Ho sbagliato il salto. Proviamo a rotolare. Ascia dello scorticato. Ragazzi, qua si muore. Se prendete il danno da caduta, qua no. Grazie, W. Mamma mia. Ok. Questa forse era la parte più difficile di tutto questo posto. Qua facciamo un salto. Ok. Poi qua prendiamo... dobbiamo prendere pure il coso. Vabbè, qua prendiamo un secondo questo forziere con tutta l'armatura di Fitzroy. E qua c'è la storia di Fitzroy. Però dobbiamo entrare in Umbral. Ok, ce la tiriamo.
Così qui praticamente Fitzroy l'hanno accerchiato e l'hanno riempito di mazzate. Vabbè. Ok, quindi qua possiamo scendere. Qua possiamo saltare. Riscendiamo. Andiamo per di qua. Andiamo per di qua. Qua scendiamo da questa parte. Qui invece è dove c'era l'arciere. Vi ricordate che sì, vi ho detto da quell'altra parte dove si vedeva la torre? Questo è il posto dove si passava. Solo che bisognava fare un altro soggettone da quell'altra parte. E poi dovevate attraversare il ponte mentre questo arciere vi sciottava. È sicuramente una, secondo me, una cattiva idea. Qua è dove abbiamo preso la runa. Io la vado a mettere, ragazzi. Non mi dite niente. Poi ci facciamo una corsa velocissima perché sono tutti questi soggettoni e ritorniamo nel mondo normale. Il problema più grosso di tutto ciò è che noi non abbiamo una... come si chiama? Una runa rotonda. Quelli ci stanno sparando. Quelli sono i maghetti giù che ci sparano sempre. Fabbro, vieni qua, mettici questo qua. Questo aumenta il danno, secondo me, di tanto pure. Alloggio rune. Questo qua lo togliamo. E mettiamo nel vigore i danni fisici inferti con armi doppie. Adesso siamo molto più forti. Grazie, Fabbro. Allora, io un'altra cosa che non so... dobbiamo andare al germoglio. Vi ricordate 8 nella palude? Là ce ne stanno due. Quelli là mi hanno droppato le pietre grosse. Dobbiamo rifare a questi. Non lo permettete. Ok, qua c'è un altro pezzo. Ma qua sono tutti pezzi impossibili, ragazzi. Ma questo qua veramente sfiriamo il ridicolo. Allora, detto tutto ciò, qua dobbiamo fare un cavaliere di fuoco. Però cercate di non entrare in Umbral, sennò morite. Anzi, io ci metterei quasi quasi avvelenamento e me ne andrei. Perché non ci mettiamo avvelenamento? Ce l'abbiamo messo. Mori. Prendi il tempo che ti serve per morire. Allora, poi quello là lo facciamo così. Giovellotto. Giovellotto. Ma non è niente di che, sto coso. E adesso, purtroppo, dobbiamo entrare in Umbral. E c'è Pietrone. Adesso non so qual è il punto migliore per entrare in Umbral. Proviamo da qua. Però non si fa così per entrare in Umbral. E ci sono due Az, ragazzi. Dobbiamo fare prima gli Az. Identifichiamo la posizione degli Az. Eccolo qua, uno. Pietrone, non ti permettere. Eccolo là, un altro. Prima che ci toccano. Ok, adesso rimane Pietrone. Che sta là dietro. Dove sta? Vediamo. No, ci dobbiamo curare. È Pietrone. L'avremmo dovuto dare, ragazzi. Via. Ma ci abbiamo messo avvelenamento. Ci abbiamo messo avvelenamento. Hanno messo pure i vermi. Attenzione, però Pietrone sta morendo, ragazzi. Ha dei problemi per via dell'avvelenamento. Pietrone, muori. Perché non muore? Ok, è morto? È morto. Ci dobbiamo tirare questo. Ok.
Questa qua è una fiaschetta, ragazzi. Però non è una fiaschetta. Raccomandiamo tutta questa roba, compreso un'altra luna a forma di stella. Ok. Torniamo nel mondo normale. Credo che abbiamo fatto. Anche il pietrone se n'è andato. Adesso ritorniamo giù. Questo ha droppato un altro pezzo. Occhietto di pietra. Riposiamoci, perché adesso ci sarà un altro scontro dove potremmo morire. E prendiamo un poco di vigore, va. E riposiamoci. Adesso come finiamo velocemente il vigore? Ok, rifacciamo i maghetti. La luna a forma di stella. Dopo dobbiamo dire che fa. Però non abbiamo un'arma che la possiamo mettere. E qua. E vieni qua. Ok, adesso da questa parte qui ci dovrebbe essere, eccolo là, l'arciere più il cane. Ma no, no, mica venite tutte e due. Quell'altro cane non era calcolato che veniva. Però forse non possono entrare qua dentro. Il cane può entrare. Vogliamo una mazzata in testa così. Cane, che dobbiamo essere parsimoniosi oggi. Ma dai. Ok, questo ha sparato. E qua. Anzi, questi mettono anche le trappole per terra. Andiamo da questa parte e prendiamo questo pezzettino che non serve a niente. E qui vedete, ragazzi, dove vi ho detto che cioè, potevamo prendere l'arciere da dietro. Però non conviene, perché il problema di quello è che si aggra. E quando si aggra questi ti inseguono dappertutto, sti cosi. Ok, andiamo avanti. Adesso ci dovrebbe essere un ultimo scontro difficile. Ma è quasi quasi, eccolo là. Facciamo così. Vieni qua, va, che ci mettiamo avvelenamento direttamente. Bello, sei morto. Perché sta fermo là? Si è buggato. Un occhio sono non esperto, non allenato. Potrebbe essere sembrato che si era buggato, invece no. Muori, 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 muori. Spada del proselito, addirittura. Allora, ragazzi, se non mi sbaglio, qua dietro ci sono un pezzo. Le bacche, fammi vedere un secondo, segniamo. Quintessenza. Avevo segnato muore, perciò non lo trovavo. Ok. E qui ci sono un sacco di cani che gli diamo in faccia, naturalmente. Se non prendiamo la tomba, torniamo indietro, torniamo, che ce ne sta uno là dietro. Perché non ci attacca? Forse perché è una trappola, sta aspettando che arriviamo da quest'altra parte. Forse stava dormendo. Ok. Questo lo raccogliamo. Anello del fuoco della notte. Anello. Ragazzi, e adesso andiamo in un posto nuovo. Ah, no, vi devo far vedere un'altra cosa. Guardate qua il diario. Questo qui era la Madonna che siamo andati a destra. Questo è il ponte lungo, lungo, lungo. E poi vedete questa porta che ci sono i quattro pezzi di fuoco qua. Siamo esattamente davanti a questa porta. Quindi sicuramente stiamo per la strada giusta. Se non fosse stato per la mappa, ragazzi, ci saremmo persi assolutamente. Andiamo per di qua. Ci sono anche mostri nuovi adesso. Anche grida nuove. No! Andiamo per di qua. Aspetta, ma qua non c'è niente. Martello, martello, esatto.
del tassidermista, che mi ha detto pure Clacchio che cosa significava, ma mi sono già dimenticato. Ok, andiamo dritto. Qui ci dovrebbe essere dei nemici, però dobbiamo entrare un attimo in Umbral. Prendiamo il marchio qua. In the light we walk. Questi qua non sono i nemici Umbral. E prendiamo quella croce di legno del crociato oscuro. Questi qua sono nemici normali, che sono di fuoco. Andiamo da questa parte, che c'è tutta questa casa distrutta. Pure questi qua non sono nemici Umbral, eh. Ok. Prendiamo questo. Protezione da fuoco. Questo li scattiamo un secondo. Questi ci fanno malissimo, ragazzi. Ci fanno proprio male, male, male. Forse dobbiamo mettere qualche armatura che ha la protezione contro il fuoco. Ecco, andiamo avanti. Arriviamo alle vestigia. Ci riposiamo. Voglio vedere una cosa pure. Facciamo una cosa. Teletrasportiamoci al... perché abbiamo preso il la vestigia adesso. Teletrasportiamoci al ponte, così possiamo guardare le cose piano piano, senza problemi che i nemici ci attaccano. Ok. Inventario, abbiamo preso un'altra runa a forma di stella. Vediamo un secondo. Eccola qua. Uccidendo un nemico si recupera salute. La voglio! Questo è bellissimo, questa runa. Però non abbiamo l'alloggiamento adatto. Se fosse stata rotonda sarebbe stata meglio. Ragazzi, con questo è quanto per questa puntata. Noi ci vediamo nella prossima puntata del Let's Play di Lords of the Fallen. Ciao!